Assessore Bolognini, uno dei tanti gazebo a Milano, qui in via Washington, la gente si ferma, chiede informazioni e firma per questi 5 referendum. Assolutamente sì, anche adesso due persone, senza che le abbiamo chiamate, si sono deviate per venire qua a firmare. Buon segno, vuol dire che la Lega c'è, che è in ripresa, che poi i temi per i quali raccogliamo le firme sono temi sentiti dalla gente. La legge Fornero, il tema della prostituzione, la legge Mancino, le prefetture, ma anche i concorsi pubblici agli immigrati, sono tutti temi sentiti. Devo dire, c'è stato un simpatico siparietto, se vogliamo chiamarlo così, questa mattina con, credo, il pakistano, l'indiano che vende i vestiti lì a fianco, che dice bisogna chiudere i flussi perché c'è troppa gente nel paese, non possiamo più prendere stranieri perché siamo in troppi. Il fatto che lo dica proprio uno straniero, beh, evidentemente vuol dire che la Lega ha ragione, ed è assurdo tra l'altro aprire i concorsi pubblici che fino adesso sono stati una riserva di posti per i nostri giovani, magari anche per qualcuno che ha perso il lavoro, ecco, averli aperti agli stranieri col permesso di soggiorno, addirittura ai rifugiati, io non credo che abbiano i requisiti, i titoli per vincere un concorso, ma aprire le porte a loro per questi concorsi credo che sia assolutamente devastante. Abbiamo sentito molta gente pronunciarsi sul referendum per l'abolizione della legge Fornero, anche solo sentire il nome dell'ex ministro suscita dei pensieri piuttosto particolari. Sì, guardi, noi sul volantino che la Lega ha realizzato molto bello, colorato per la raccolta di firme, ci sono, su una facciata c'è proprio la faccia del ministro Fornero per richiamare evidentemente la legge devastante che ha fatto, e l'abbiamo girato dall'altra parte, magari uno è meno colpito, però insomma è meno colpito in tutti i sensi. Sicuramente è un tema molto sentito dalla gente, oggi sicuramente qualcheduno in meno, però insomma qualcuno vociferava addirittura di 500.000 persone che sono rimaste colpite dal provvedimento della Fornero e che poi sono diventate esodate, gente che aveva prospettiva di andare in pensione a pochi mesi o un anno, magari beneficiando di una mobilità o di un incentivo, e che poi invece si è trovata dall'oggi al domani per 6, 7, 8 anni in mezzo alla strada, senza uno stipendio, senza un reddito. È chiaro che sono delle vite distrutte proprio per colpa della Fornero, e noi chiediamo che questa legge venga abrogata al più presto possibile, sia il governo Monti che il governo Letta, e oggi il governo Renzi, che non ne parla scientificamente perché sa che è un problema, hanno messo mano per rimediare a questo disastro, e ci pensa la Lega col referendum. Beh, anche il referendum per l'abrogazione della legge Merlin è particolarmente sentito. Lei, assessore alla sicurezza della provincia di Milano, è un problema molto sentito, legato alla sicurezza dei quartieri. Sicuramente sì, c'è un discorso economico di gettito, ci sono delle stime che parlano di 4 miliardi di euro di entrate fiscali, quindi di tasse, qualora la legge Merlin venisse abrogata e quindi la prostituzione venisse regolarizzata e quindi poi le prostitute pagassero le tasse. C'è poi un tema di decoro urbano, di sicurezza, di qualità della vita. Molti quartieri purtroppo sono invasi da prostituzione, uomini, donne, metà e metà, che invadono altre strade di giorno, la notte. In ogni modo le forze dell'ordine intervengono anche in maniera decisa, però il fenomeno è talmente diffuso che forse provare a contenerlo almeno in parte, portare una parte della prostituzione in luoghi chiusi, protetti, destinati a questa attività, sarebbe meglio per tutti. Si dice che per Expo arriveranno 15.000 prostitute nell'area di Milano per soddisfare, diciamo così, le esigenze e i gusti delle persone che verranno per Expo. Ecco, avere 15.000 persone in mezzo alle nostre strade credo che non faccia bene a nessuno. Se sono in luoghi, ripeto, protetti, deputati a questo tipo di attività, credo che dal punto di vista del decoro e della qualità della vita sarebbe meglio per tutti.